Salve a tutti e benvenuti a un'altra puntata di Quanto è Pippa Alberto. Un saluto da Kyle, il nostro Beard of Mana. Ciao Kyle, e un saluto da me. Allora, oggi ci prepariamo a ritornare nei nostri lidi, cioè in tutti quanti i livelli più alti di Magic Arena, cioè praticamente il nostro Platino, Diamond, così. Ma partiamo dal Gold. E quale carta multicolore potrebbe aiutarci? Noi pensavamo a Titan Nest. Dov'è? Eccola qua. Un bellissimo Titan Nest. Qualche giorno fa, durante uno dei miei video, c'è stato un ragazzo che ha giocato questa carta. Tempo fa io la giocavo in un mazzo molto simile a questo e ho pensato bene di tirare fuori anche una mia versione. Allora, che cosa fa Titan Nest? Per chi non lo sapesse, Titan Nest è un incantesimo che all'inizio della fase di mantenimento la nostra ci fa fare scry. E con questo scry possiamo decidere se mettere... Ah no, forse più tipo surveil. Sì, ci fa fare surveil. Quindi ci fa guardare la carta e possiamo decidere di metterla nel cimitero. Questo perché? Questo perché poi, le carte, esiliando le carte dal nostro cimitero, noi possiamo giocarle usandole come mana. Come mana per poterci giocare altre cose in... cose normalmente ingiocabili in tempi relativamente brevi. E la carta che di solito cerchiamo di giocare in tempi relativamente brevi è Shark Typhoon. Questo mazzo vince per danni, può vincere di Shark Typhoon, come può vincere di Mega Shark, può anche vincere di tanti Shark. Quindi diciamo, cioè, però principalmente noi vogliamo che ci sia Shark Typhoon e che ci siano tanti piccoli baby Shark che rompano le palle al nostro opponent. Il resto è tutto quanto spell. È un mazzo che gioca praticamente zero creature, due planeswalker e poi il resto sono solo instant e sorcery, sono 24 spell dentro. Questo perché? Perché appunto noi cerchiamo di innanzitutto pescare. Noi peschiamo con strategy planning, transforming, ring of revelation, Teferi, vabbè, è più un planeswalker, e secret restoration, questi servono per pescare. Ma nel pescare noi riempiamo anche il cimitero, di carte che poi vengono trasformate in mana da Titan's Nest. Praticamente la matrice di accelerazione è questo. Senza Titan's Nest noi andiamo lenti. Speriamo di trovarlo relativamente breve, in tempi relativamente brevi e di potercelo giocare. Giochiamo due negate e poi per il resto sono tutte quante rimozioni, un po' di rimozioni globali, Banning Old God che non fa mai male e via dicendo. Abbiamo Professor Onyx che con Magecraft e 24 spell, diciamo, se riusciamo a giocarcelo tipo di terzo non fa schifo, perché poi lì incominci a rampare un pochino con le rimozioni, i counter e i pescaggi e diciamo cominci a mettere un po' a usare Magecraft e fai boom boom boom. A Ronde Epifani, perché ragniamo blu e mi sembra doveroso mettere a Ronde Epifani. Questa è la spoiler, speriamo che a Gold non ci picchino troppo, perché ci stiamo ficcando con un mazzo un po' champagne, e andiamo a provarlo. Speriamo di non fare brutte figure a Gold. Chissà che cosa ci riserva. Che poi... il meta del gold è relativamente meta gold, perché in realtà è un meta fatto di tanti platino e di tanti diamond che adesso stanno cercando di risalire, quindi in realtà non è propriamente un platino, cioè non è propriamente un diamond, perché noi abbiamo trovato tutti quanti mazzi e player con le balls l'altro giorno quando abbiamo provato a arrancare. Non è che siamo avanzati tantissimo, però apposta a dimostrare appunto la mia tesi. Vabbè, devo dire che questa mano ci possiamo tenere. Abbiamo già Titan Nest, di belle rimozioni globali e a Ronde Epifani
da portellare. Allora, lui è il High Twitch. Questo è quando muore in bara. Devo stare molto attento al mana. Allora, Extinction Event. Questa mi conviene blu. E poi fortelliamo Arun d'Epifani. Allora, teoricamente noi il mana per Titan Nest già ce l'abbiamo. Però, nel caso in cui dovessi pescare magari una foresta, evito di usare Fable Passage. Alcide, tu sei dispari, tu sei dispari e tu sei Shadow Verdict. Va bene. Finora ancora non mi disturbi. E sì, giochiamoci Fable Passage. Antarn. Comunque vadano le cose, io qualcosa cerco di distruggerlo. Ma no, potrebbe fare qualche cosa, è inutile fare l'Iminit adesso. Cioè, voglio dire, potrebbe servire, a parte il fatto che appunto a fare Shadow Verdict. Buono il Trium. Verde. E ci abbiamo anche il doppio nero per Extinction Event o Shadow Verdict, che teoricamente non sarebbe male. Invece di fare Titan Nest adesso facciamo Extinction Event. Però no, perché con gli Alcide li può rigiocare dal cimitero, c'ha due mana e li può sacrificare, quindi effettivamente vi voglio fare Shadow Verdict, non voglio fare Extinction Event. Oltretutto che con Titan Nest mi costa tutto molto meno. Perfetto. Shadow Verdict è sublime dopo. Perfetto. Supremo. Se poi vedo sopra la terra stappata, neanche Silvio Fable Passage. Dammi una bella. Va bene. Sì, va bene, lo pesco. Così mi prendo il doppio. Il doppio blu per Arun d'Epifani. Ok. Shadow Verdict. Non prende. Ah, Creator and Planeswalker. Quindi Heliod non è contato. Interessante. Va bene. Terra stappata. Sì. Doppio verde. Extinction Event. Even. Ma posso giocare? Ah, no. Però potrei giocare un altro Extinction Event. Interessante. Ok, qua abbiamo 4 mana. Va bene. No, vogliamo pescare. Library.
Ah, beh, a sto punto allora giochiamo. Ci giochiamo. No, aspetta, facciamo prima via Football Passage. Via Football Passage. E facciamo Fortel su di te. Ok. Poi c'ho 2, 4, 6 e c'ho altri 2. Quindi via Shadow Verdict. Eliminate. Arrow the Beast. Cocoa. Graveyard. Ah, brutte cose. Vabbè, attacchiamo. Non c'ha senso giocasse un altro turno ora. Oh yeah! Ti prego! Liberi, questa sì. Allora. Dramatic finale. Attenzione. Elliot super incazzato. Titan Nest Graveyard. Ok, Trium. Allora, quanto mana ci abbiamo qua? Ci abbiamo due. Io direi di usarlo. Uno e due. Peschiamo tre e scartiamo una carta, che tanto è il Triom. Ok. Mi posso giocare Shark Typhoon? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Però a sto punto se c'ho 6 mana. No, se c'ho 6 mana è giusto. Mi sparo il mana dal cimitero. Perché così a Runde Epifani dopo ci faccio uno shark super mega fantastilioso. Così ci abbiamo un po' di roba. Ok. Va bene. Allora, potrei aspettare un altro turno e fare pure un altro Shark Typhoon. 2, 4, 6, 7, 8 mana. Allora, vediamo cosa ci abbiamo. Oh, fantastico. Tu. E mo' Elliot viene esiliato perché è creatura. Vabbè, lo prendo come un sì.
go. Ti do un informativo, se non lo state guardando, seguite il canale YouTube del nostro campione del mondo da rosa, perché oh yeah, fa un canale veramente fantastico. È veramente un teacher con le palle. Comunque, noi qua abbiamo un sacco di belle cose. Io non gli voglio far scoprire nulla al mio opponent, perché non lo so effettivamente lui cos'è. Il Feeble Passage è un'ottima cosa all'inizio. Allora, lui nero, Dimir. Bene. Dimir, quindi se noi prendiamo una terra o blu o rosso o blu o verde, no, ci serve il nero, perché blu qua ce l'abbiamo due volte. Tra il nero sta solo e il verde pure. Vabbè, vediamo, magari la peschiamo. Col cazzo! Quindi allora questa la facciamo blu. Visto che c'ho solo Titan Nest verde in mano, questa può diventare verde. Ok, Tib, perfetto. Tanto mana per noi. Dobbiamo solo riuscire a giocare Titan Nest allora. Ok, come voleva si dimostrare. Sarà tanto divertente sta partita per il Dimir Rogue. Prendiamoci subito il mana verde. Prima che ci voleva. Anche perché è una sola. Non possiamo rischiare. Ok. Ah, peccato. Ancora non ha visto, però va bene. Dammi una terra. Ottimo. Trium. Ok. Binding Old God è ottima. Ora dobbiamo solo vedere quello che se gioca lui. Of One Mind, si è tappato tutto. Un'altra volta. Non è stata una bella idea, amico. Ok. È il momento. È il momento di instillare il terrore nei tuoi giovani occhi. Boom. Grazie. Mo macina. Hai deciso di macinare. Hai scelto morte. Va bene. Giustamente lui ha la sua strategia, noi abbiamo la nostra. Allora, noi il prossimo turno possiamo fare Extinction Event, non ci conviene. Penso che conviene di più giocarsi Binding Old God con questi due e poi Eliminate sul Truthif. La peschiamo? No, ce l'abbiamo terra di turno. Niente, intanto un'altra terra. Allora, uno. Ci servono tre mana e colori. Due. Tre. E via tu. E via tu. This for meaning posso fare altre cose. Sì, this for meaning è instant, quindi volendo me lo gioco nel suo turno. Però vorrei levarmi un po' di carte dal cimitero. Vorrei macinarmi un po', al contrario. Va bene. Ma facciamolo,
Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Mamma mia, che fatica sta partita. Scusate se sto in silenzio, ma sto pensando veramente a un po' di cose, tra cui il counter che lui potrebbe avere. Allora, via Tautif. Se sbagli qua sei finito. 3. Ok. No, 4. E 5. Shark Typhoon. E ricominciamo. 1, 2, 3, 4, 5, Shark Typhoon. Extinction Event. Abbiamo 6 carte nel cimitero. Prima che passa, ce ne spariamo qualcun'altra. Mamma mia, fatica sto mazzo. Ancora, tu veramente cerchi ancora di volermi macinare. Io sto trasformando in energia, in mana la tua attività di milling. Speriamo che mi entra qualche cosa. Va bene anche una rimozione di merda per il Tautif. Tanto a me basta fare le pedine. Tease for Meaning, va bene. Library. Entry 3. Dawn. Decline. Next to combat. All attack.
Onde evitare, perché io non mi fido. C'ha due rossi, due neri, potrebbe avere una rimozione. Quindi io pesco tre. Ok, discartiamo lui. Buono, questo è un 4-4 e questo è un 2-2, va bene così. Cioè abbiamo 7 carte nel cimi. Dobbiamo fare attenzione perché lui triggerà a 8, quindi se lui ci macina noi dobbiamo giocarci qualcosa. Come adesso. Aspetta. E a tu? Così. Ok, comunque il 2-2 lo mettiamo. Resolve. Se spara Seagate Restoration o qualcos'altro. Ma noi prima che passa cerchiamo di scombarlo. E va bene, allora 1, 2, 3, 3. Scartiamo questo. Perfetto. Shark Typhoon così è perfetto, è ghiotto. Perché prima che passa mo c'ho... Ah no, non ci abbiamo il mano, non c'ho il mana blu. Non ci abbiamo... Non c'ho il mana blu, mannaggia. Graveyard? No, vabbè, un altro mana blu, va bene. Eh sì, a sto punto. Maciniamo 6. 1. Anzi, no. Vabbè. Ormai l'abbiamo fatto. Allora, quante carte ho nel mazzo? 3? C'ho 3 carte? E lui c'ha... mi sa che abbiamo succhiato. Perché target play, mills 4 card. Escape, for the card from your graveyard. Sì, è GG. Abbiamo perso. Se n'è accorto? Sì, se n'è accorto. Allora ciao. Allora ciao. Molto close Golden Rogue, molto molto close. Ci ha detto forse potevamo andare più veloci, ci ha detto non lo devo rivedere bene. C'ho intenzione di riguardarmela qua la partita perché forse ho sbagliato qualcosa. Secondo me potevo vincerla. Comunque questo se lo giochiamo perché è una mano senza problemi di mana, un Binding of the God, altre esatto, cioè un pescaggio. Direi che praticamente c'è un ottimo campionario di spell. Spiker. Quindi già sappiamo che ci serviranno le rimozioni. Ecco, Flybounce. Ci conviene il doppio blu. Sì. Per primo il doppio blu è meglio.
Ogni qualvolta un chierico. Quindi lui è un mazzo chierici. Tu dispari, tu pari. Tu pari, tu dispari. Adesso arriverà nel Seid. Luminac, perfetto. Quindi Extinction Event lo facciamo dispari. Cioè lo facciamo pari. Perché il dispari lo togliamo. Potevo aspettare magari, perché magari lui il segnalino lo dava al coso. Se perdeva un danno. Sì. Poteva essere leggermente meglio. Allora, se io... No, devo fare Extinction Event al prossimo turno. Quindi mi gioco la terra stappata. Portal su Epifani. E il turno dopo, terra stappata, Extinction Event. Buonissimo, ne ha giocato un altro, perfetto. Certo, peccato per questi 7 danni, 8 danni, mamma mia, sono un botto. Però io muto a zero il mana, il value even. Ciao Owen, ciao. Ok, tocca a te di nuovo. Riuscirò a cominciare a pescare? Oh, hai rotto. Turno dopo sono 3 danni. No, aspetto. La pazienza ci rende forti. Anche perché abbiamo pure iniziato il land drop. E giocasse Titanessa senza fare niente, mi sembra quanto stupido. Dammi la terra. No, non mi dà la terra, giustamente, perché l'ho pescata già. Quelli sono tanti danni. Vabbè, Titanessa. Leviamo tutto. Graveyard. Arrund Epifani. Poi facciamo Tisport Mining. Allora, non vogliamo scartare sicuramente il nostro incantesimo, però possiamo scartare un Tears for Meaning e un Strategic Planning. Perché abbiamo trovato Shark Typhoon, Graveyard. Full Attack. Shadow Verdict. Dobbiamo fare Shark Typhoon, Titannest, Graveyard. Professor Onyx. Dopo Shark Typhoon, quindi 1, 2, 3, 4. 5. Ok. Poi ancora via Titannest. Professor Onyx. Difensore di Professor Onyx. New job, new life, new opportunities. E le altre vanno a fare mana nel cimitero. Perfetto. Pacifismo è brutto. Graveyard.
Allora, io non posso. Sì, posso. Allora, giochiamoci. Quanta roba c'è? Ci sono due spell, tre carte nel cimitero, quindi uno, due, tre. Shark Typhoon, Magecraft. Ah no, ah è vero, no, non lo fa. Vabbè, Disforming. Scartiamone una e scartiamo due. Meno uno, dobbiamo arrivare a 8. Ci prendiamo Extinction Event. Le terre vanno a finire nel cimitero. A dare mana, poi, tra l'altro, perché quello fanno nel cimitero. Quindi, due turni e Onyx va a meno 3 uccidendo opponent. Gaia! Esilia target non land permanent, quindi immagino Professor Onyx, va bene. Titan Nest Graveyard. Vabbè, mi gioco pure il terzo Shark Tycoon, dai, su. Che, chi è che no? Ma chi non lo farebbe? Chi non lo farebbe? Tre. Quattro. Ma soprattutto chi è che non concede quando vede il terzo Shark Typhoon, dai, non ci credo che pensi di poter vincere contro tre Shark Typhoon. E intanto vado attacco. Bam. Next. Arun d'Epifani. Ah, non c'ho il doppio mana. Sì che ce l'ho il doppio mana. Allora. Ah no, non c'ho. Ah, perché non c'ho carte del cimitero. Vabbè, allora facciamo il prossimo turno. Sono 4, 5, sì, perché giustamente dovevo mettere tutte e due Fortal, giusto? Angel of Destiny. È dispari, mi dispiace. Hai capito che sarebbe stata infinita? Abbiamo rankato Gold. Effettivamente sta Gold più rilassante. Le metti qua, scialla, bella, sì. Ah, ok. Ah, vabbè, musucchiato. Ah, vabbè. Vabbè, però lui c'ha la mamma che è un po' più ignota della tua. Ah, vabbè, ok. Molta meno pressione. Ah, sta medic, meglio. Per quello. No, reggo la pressione del mitico. Comunque, oh, bella mano di merda. Yorion deck. Non me la rischio. Questa è già un attimino meglio. Possiamo levare Seagate. Possiamo, sì, leviamo Seagate. Questa sotto c'è il verde. Questa la tengo. Oddio, potrei pure togliermi il Professor Onyx. Però mi lascerei la quarta terra. Con una spella a 7 non c'ha senso. Non c'ha proprio senso sta cosa, infatti. Tanto a parità di costo, tanto meglio il professore. Buono, quando entra Binding the Old God sono sempre felice. Tu c'hai blu, quindi possiamo counterare e volendo, no, non adesso. Non adesso perché non stiamo cercando nulla. Ah, oddio, però noi. Giusto, noi dobbiamo stare attenti. Perché l'amico Jeskai. La terra Jeskai. Col verde. Tu mi stai trollando, io lo so, tu mi stai trollando. Noi rimaniamo in ascolto del nostro opponente.
World 3? Tu sei strano. E noi abbiamo perso il land drop, quindi tocca. Porca puttana. Non credo che lui giochi creature, quindi prendo un altro Binding the Old God. Anche perché tra Eliminate e Extinction Event abbiamo comunque Telesact qua. Due Binding, uno lo posso anche fiondare. Però abbiamo missato il secondo land drop di fila. E ciò non va bene. Fail. Ma era ovvio che non avessi creature, ma grazie per essere venuto a vedere la mano e averci regalato l'occasione di poter fare Binding the Old God su Valky. Così possiamo andarci a prendere una terra. Fondamentalmente era solo per quello che ho giocato Binding the Old God, perché voglio un altro Triom. Oh, 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 oh. Ma poi fa così, eh? Anfame. Stai usando il cheat. Stanno usando il cheat per farmi laggare e perdere la partita. Triom. Ma c'è qualcosa che mi turba. Ah, va, ok, c'è un Valky nel cimitero, quindi questo è un ghost. Come questo. È divertente. Allora, non credo abbia molta importanza al colore della terra, quindi buttiamo giù, buttiamole giù. Questo è instant. Next. And turn. E niente, sono stacked così le due carte. Ha glitchato il gioco. Interessante. Allora, questa ci garantisce il land drop. Che cosa vogliamo levare? Vogliamo strategic planning. Allora, 2, 4, 5, 6, 7. Ok, 2, 4, 6. Quindi lui sta alla ricerca di ultimatum, ma lui sa che c'ho un negate in mano, quindi deve farmi usare negate. Beh, non ha capito che io adesso mi gioco Shark Tycoon a creatura. 2, 3, 4, a 5. Quindi via. Mi prendo un altro mana blu. Che trash sta cosa. Buono, a runde epifani. 2, 4, 5, 6, 7. Interessante. 2, 4, 5, 6, 7 mana. Perfetto, ce l'ho tutti. Due, quattro, sei e due, otto. Liliana Vess? Sorry, haven't heard that name before. Lol.
Oh, finalmente! Finalmente la carta combo! There has to be an answer here. Vabbè, 2-2. 2, 4, 6, 7 mana. Showdown of the Skald. Ok. Esili. C'hai 3 mana. C'hai un drago. Avevo completamente frainteso il mazzo. Vabbè, nessun problema. Allora, se io il prossimo turno. Madonna, se io il prossimo turno riesco ad arrivare a 8. Lui è morto 12 volte. Allora, ragioniamo un secondo. Se, allora, quante carte c'ho nel cimitero? Ce ne ho 11. Se io mi gioco Titan Nest, che costa 5, mi rimango 1, 2, 3 e 4 mana. 4 mana. Con 4 mana faccio a ronde. Sì, si può fare. Quindi mo 5. 1. 2. 3, 4, 5. Ah, non devi finire. Più 1 Shark Typhoon. Ok. Come on, E there's mo gotta be 5. something useful. 1 2 Fatica. 3 Oh. 4 Ora è giù. Librari. Liliana 8, ci prendiamo Negate. Next. There has to be an answer here. No attack and turn. Eh sì. Ok. No, dai. Madonna mia. La partita più laggata del mondo. Ah, meno male, siamo dentro, siamo dentro. Oh, abbiamo perso un turno. Welcome to Witherbloom College, class. No, no, fammi fare gate, fammi fare gate.
Ce l'ho in mano! Madonna mia, maledetto server! Cioè, ve odio. Ve odio. Fammi fare negate. L'ho fatto negate. Under my tutelage, even you can master death. Quindi non ho fatto negate. Ok. Quindi io ho saltato due turni? No, uno solo. È un bel problema. Però posso vincere il prossimo turno. Se gioco. Posso fare qualcosa? Posso? Scusa, scusi. No, mamma mia, cioè perde la partita per lag, no, mi tira l'urto. No, dai. Sì, ma io volevo fare qualcosa nel frattempo, magari. Vabbè. Cioè, io magari volevo giocare una rimozione, qualcosa. Meno 3, nessun problema. Cioè, porca troia, ho laggato per tipo non si sa quanto tempo, è partito Shadow Verdict, non ho potuto fare negate, che ce l'avevo pure in mano. Negate. Grazie per aver tappato tutto e avermi concesso la vittoria, amico. Cioè, ma che cazzo di fatica! Cioè, pure con la lag! Pure con la lag! Ma di che cazzo stiamo parlando? Ah, sì, pure con la lag! Vabbè, signori, per oggi è tutto. Il mazzo, come avete visto, è forte, è figo, però calcolate, inquadratelo che noi stiamo giocando a gold, quindi la gente è un po' così, trovi tanti pro player, che non sono io, a questa lega bassa perché stanno ancora salendo, ma c'è anche da dire che comunque trovi anche player, per così dire, normali o comunque del loro livello, quindi diciamo che il risultato di oggi è da prendere, diciamo, per le pizze. Prendete il fatto che questo mazzo a gold vi fa divertire e comunque non vi dà troppi problemi, cioè, vi dà molti più problemi la lag e i server di arena che fanno. Comunque, detto questo, per oggi è tutto. Un saluto a Kyle, il nostro Beard of Mana. Ciao Kyle, un saluto a me. Alla prossima succhiata.